Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con i certificati di investimento. Siamo in compagnia di Fontove, in particolare siamo in compagnia di Jacopo Fiaschini, che abbiamo già imparato a conoscere in realtà da tanto tempo e che ci aiuterà anche questa sera a entrare nei tecnicismi, nei meccanismi dei certificati di investimento. Come al solito, Jacopo, la parola a te per i saluti di rito, fondamentalmente, poi andiamo subito al punto perché anche questa sera abbiamo una marea di argomenti da trattare. Oltretutto vi chiedo scusa se siamo in ritardo, colpa mia, mi è partito l'aggiornamento del computer da cui faccio le videoconferenze. Chiedo venia. A te, Jacopo. Intanto grazie a te Gabriele, un saluto a tutti. Sì, andiamo diretti perché poi il momento particolare, hai detto dei tecnicismi, il momento particolare che continuiamo a vivere, ormai parliamo di momento particolare, ma forse dovremmo abituarci a chiamarla abitudine, scusate la ripetizione, ma consente delle peculiarità nel mondo dei certificati che a breve approfondiremo, no Gabriele? Sì, assolutamente. Io direi di partire, guarda, giusto 2 secondi da una panoramica molto veloce, molto schematica dei mercati perché siamo in ritardo, poi andiamo direttamente a quello che probabilmente stavi accennando tu, perché effettivamente è un contesto di mercato particolare. Allora, giusto per inquadrare un attimo il discorso, io ho preparato il volo così. Due grafici fondamentalmente che rappresentano il primo, lo vediamo in sfondo in questo momento, l'andamento del mercato azionario. Vedete la tendenza di breve periodo, quella che stiamo vivendo da indicativamente metà ottobre ad oggi è una tendenza a rialzo, però di fatto si tratta tecnicamente di quello che viene chiamato un rimbalzo tecnico dettato principalmente da ipervenduto. Al momento, infatti, se noi andiamo a osservare, vedete i massimi, quindi siamo all'analisi tecnica classica come struttura, quindi andiamo a analizzare, dicevo, i massimi di periodo e anche i minimi di periodo, notiamo che sono consecutivamente decrescenti. Quindi è vero che il trend di breve, brevissimo periodo è al rimbalzo, ma il medio periodo è fatto da massimi decrescenti. Quindi siamo all'interno di una fase di tendenza primaria al ribasso. Questo è il dato essenziale. E non ci sono ad oggi ancora concreti segnali di inversione di tendenza su quello che è l'andamento dei prezzi. La mia impressione è che il mercato azionario non abbia ancora, come dire, trovato una stabilità, no? Magari il rimbalzo potrà continuare ancora, ma credo che assisteremo nuovamente a nuovi aumenti di tensione dei prezzi e di ritrovata volatilità. Vi spiego anche il motivo. Io in questi minuti vi ho parlato del mercato azionario, l'indice che stiamo guardando in sfondo in questo momento, perché fondamentalmente i certificati sono costruiti su strumenti azionari, quindi sono partito da qui nella descrizione. Però in realtà in questo momento il pallino del gioco ce l'ha il mercato obbligazionario. Noi abbiamo un contesto di inflazione elevata, abbiamo un contesto di tassi di interesse in aumento, abbiamo l'andamento di fatto dei rendimenti del mercato obbligazionario che sono in aumento. Sono loro questi tre fattori che stanno dettando la linea a che cosa? Al mercato azionario, no? O comunque in generale al mercato finanziario. Dal mio punto di vista, fino a quando il mercato obbligazionario non avrà trovato un massimo dei rendimenti, se vogliamo un bottom dei prezzi del mercato obbligazionario, ecco che credo che anche il mercato azionario di conseguenza non troverà una base da cui puoi poter ripartire. E quindi questo è E il poi dato. Gabriele, abbiamo scelto anche una data abbastanza calda perché dai grafici che stai vedendo oggi sono midterm elections in America e vorrà dire Esattamente. tanto l'esito, secondo me. Anche questo, vediamo la composizione che ci sarà del nuovo scenario, se Biden sarà un'anatra zoppa o meno. Adesso vedremo, sono curioso anch'io, diciamo così, dell'esito che ci sarà di queste elezioni. L'altro elemento, il secondo grafico, lo vedete in sfondo, in questo momento è il VIX, il famoso indice della volatilità, indice della paura, chiamato in gergo, no? Quindi parliamo del secondo elemento dopo l'azionario, che è quello della volatilità. Vedete, dopo il picco raggiunto in area 34 a metà ottobre, la volatilità è
diminuita e è scesa in area 24 e quindi di fatto le acque si stanno un attimo calmando e appunto si è sviluppato questo rimbalzo del mercato azionario. Però attenzione a un dettaglio che secondo me è importante da sottolineare, perché tra le righe in realtà mica tanto, abbiamo anche in modo diretto già accennato nelle occasioni precedenti, la volatilità è un aspetto cruciale in quella che è la costruzione dei certificati. In generale, possiamo semplificare in questi termini, no? È un aspetto cruciale la volatilità, perché dopo tanti anni in cui il mercato azionario, se vi ricordate, basta tornare indietro di 12 mesi, non è che serva tornare chissà quanto, ma alla fine dell'anno scorso, per darsi un'idea, il mercato azionario era impostato al rialzo, c'era un trend primario rialzista, periodicamente assistevamo a nuovi massimi, la volatilità era particolarmente contratta, era su livelli particolarmente minimi e quindi fondamentalmente diventava complicava la vita all'emittente, allo strutturatore, perché fondamentalmente aveva poca certezza, non è E anche termine agli tecnico, investitori, Gabriele, perché poi per trovare un po' di rendimento si dovevano per forza selezionare dei titoli abbastanza esotici. assolutamente, esatto. E quindi era difficile riuscire a trovare, insomma, una volatilità sufficiente per riuscire a costruire dei certificati che avessero contemporaneamente due elementi, cioè il rendimento e la protezione, no? E quindi, come diceva Jacopo, andavi su sottostanti particolari, quindi con una volatilità particolarmente elevata, oppure giocavi su basket, quindi panieri numerosi, oppure con un basso grado di correlazione. In questo modo riuscivi a recuperare, chiamiamola così, della materia prima per costruire un certificato che desse comunque un rendimento soddisfacente e un fattore di protezione inteso come barriera discreta e anche profonda. Però è chiaro che era una situazione che prestava il lato a che cosa? Al fatto che i sottostanti fossero ballerini, fossero fondamentalmente volatili. Quindi se anche la barriera è distante un 40%, tutto sta nella volatilità dei sottostanti. Faccio un esempio stupido, ma giusto per capirsi. Se la barriera, cioè il 40% è un valore fisso, no? E quindi un conto è se la barriera del 40% è su un indice come l'S&P 500, che è un indice che ha una volatilità tendenzialmente contenuta, un conto è una distanza del 40% rispetto a un titolo come Twitter, per dire che ha una volatilità particolarmente elevata, per non parlare di titoli, non so, cinesi come Alibaba, no? Che da un po' di tempo sono nell'occhio del ciclone. E quindi fondamentalmente il dato di fatto è che sembravano prodotti con un certo grado di sicurezza, che però erano costruiti con delle fragilità. Oggi invece in questo momento particolare è vero che abbiamo un contesto di mercato dove il mercato azionario è impostato a ribasso in ottica di medio-lungo periodo, come abbiamo appena descritto, però è altrettanto vero che questa ritrovata verve, diciamo così, della volatilità permette fondamentalmente all'emittente, allo strutturatore, di creare dei prodotti che effettivamente hanno dei profili di rischio-rendimento assolutamente interessanti. Qui si parla di, come si dice, di reddito, io lo chiamo reddito del flusso cedolare, fondamentalmente particolarmente interessanti, parliamo anche di un 20-24% all'anno, dopo vediamo un paio di esempi con prodotti che hanno comunque barriere assolutamente, oltre che discrete, quindi attive sulla scadenza, anche profonde. Quindi si riesce a trovare un'ottima soluzione. Uno di questi lo andiamo a vedere subito, magari così. Allora, un attimo che cosa ho schiacciato qua, scusate. Eccoci qua, controllo che sia il primo. Esatto, questo è il primo prodotto che ho selezionato. Questo di fatto è un certificato costruito sui quattro big del nostro listino. Vedete, abbiamo Eni, Enel, Intesa San Paolo e Generali. È un certificato che paga cedole mensili del 2%, no? Tecnicamente, se noi lo guardiamo questo, possiamo aiutarci anche in una schermata al volo qui da CEDLAB, no? Giusto per avere un impatto al volissimo. Questo è tecnicamente un cash collect fondamentalmente, no? Come struttura. È costruito, diciamo, vedete, con la barriera discreta, una barriera posta al 60%, quindi regge un ribasso del 40% dei sottostanti, costruito sui big del nostro listino, come dicevamo, in questo momento quotano tutti sopra, sia la barriera che sopra lo strike. Dicevo, il dato interessante è fondamentalmente questo, che di fronte, correggimi se sbaglio,
Jacopo ha una struttura classica, perché di fatto è un cash collect con quattro sottostanti, una cedola periodica con frequenza mensile con effetto memoria e insomma le caratteristiche classiche. Il problema, c'è il problema, no? Il vantaggio in realtà, la caratteristica principale di questo prodotto è che essendo stato costruito in un contesto di volatilità elevata, il flusso cedolare, lo vediamo in sfondo in questo momento, è del 2% al mese, quindi stiamo parlando di un prodotto con le caratteristiche classiche come lo si poteva costruire un anno fa. Fondamentalmente il dato è che mentre l'anno scorso ti rendeva l'8% mal contato, questo prodotto oggi ti rende il 2 al mese, quindi un potenziale flusso del 24% all'anno, ed è un prodotto, dicevo, con tutte le caratteristiche in regola, quindi con la barriera discreta, barriera posta al 60%, la cedola mensile, la cedola con effetto memoria. Oltretutto c'è l'autocall a partire dalla terza data di rilevazione con trigger decrescente, no? Quindi fondamentalmente è un ottimo prodotto. L'unico aspetto, se vogliamo, ne parlavamo prima io e Jacopo, prima di collegarsi, è che è un ottimo prodotto, è stato emesso anche con un buon timing, fondamentalmente. È I minimi del stato mercato, stringato anche troppo bene, Gabriele. i sottostanti sono risaliti, vedete, li possiamo anche andare a riprendere velocemente da qui, dov'è? Ecco qui, sottostanti, vedete che sono tutti rimbalzati rispetto al momento in cui il certificato è costruito a metà ottobre. Avete proprio beccato il minimo, no, del mercato. Guarda, hai fatto vedere prima il grafico del VIX. Si notava proprio che il 14 ottobre il VIX era sul massimo di 6 mesi, probabilmente. Quanto era? 34-33%? Era più o meno quasi 34. Esatto. E quindi casualmente poi non è che abbiamo la sfera di cristallo, ma abbiamo beccato proprio il massimo del VIX, e quindi è venuto fuori un prodotto che, come dicevi giustamente, d'altri tempi, un anno fa, probabilmente neanche ci sarebbe arrivato a quell'8% a cui facevi riferimento, Gabriele. Ma lo scopo di questa missione è abbiamo lavorato e ne abbiamo già parlato, Gabriele, parecchie volte ormai, in quasi tutti gli ultimi webinar. Abbiamo dato più spazio alla protezione fino a questo momento. Abbiamo lavorato a certificati correlati, con airbag, con cedole fisse, dando tutte le garanzie del caso, perché ovviamente il momento lo richiedeva. Ma poi, guardandoci un attimo intorno e facendo una valutazione della nostra palette, della nostra offerta di prodotti, ci siamo detti: ma non staremmo privilegiando forse troppo gli avversi a rischio? Forse potrebbe essere un buon momento per dare anche invece ai più amanti del rischio la possibilità unica, probabilmente, di investire su titoli come quelli che abbiamo visto, con rendimenti di quel tipo, 24, ma è stato emesso in coppia con un altro prodotto che fa il 26,4%, quindi il 2,2 al mese. Esatto. Infatti l'altro prodotto l'ho già selezionato, volevo far vedere anche quello, dovrebbe essere qui, se nella fretta non ho sbagliato qualcosa, andiamo a verificare. Esatto, è qui. Qui il paniere è leggermente diverso, nel senso che abbiamo, cioè non leggermente diverso rispetto a quello di prima, abbiamo anche qui quattro sottostanti, abbiamo Azimut che è un risparmio gestito, abbiamo Moncler che è un abbigliamento, se vogliamo abbigliamento di lusso, comunque di qualità, poi abbiamo il settore auto con Stellantis, se poi abbiamo Unicredit, un bancario. Anche qui vedete la quotazione purtroppo è 104, quindi è salito perché è il fratello di quello di prima fondamentalmente, quindi hanno la stessa data di costruzione del prodotto, di emissione, quindi poi anche la stessa scadenza, le stesse caratteristiche tecniche, sempre costruito su quattro sottostanti, sempre lo possiamo anche andare a vedere qui velocemente, sempre con la barriera discreta, sempre una barriera posta vedete, al 60%, anche in questo caso i sottostanti, vedete, sono tutti chi più chi meno, quello che è rimbalzato meno è Moncler, solo un 2% sopra lo strike, ma tutti abbondantemente sopra barriera. In questo caso il best of del sottostante è Azimut. E abbiamo, vedete qui quello che diceva Jacopo, vedete la cedola mensile con cedola con effetto memoria del 2,20%. Questo era quello che fondamentalmente ricordava prima Jacopo, fondamentalmente quindi la possibilità di costruire
un prodotto con dei rendimenti particolarmente interessanti e con la protezione che dicevamo classica di una barriera discreta posta al 60%. Quindi questo è un esempio di un certificato assolutamente interessante che fino a qualche tempo fa, con la volatilità così bassa, non era possibile costruirlo. Peccato che il timing sia stato chirurgico e ad oggi la quotazione sia sui 103-104. Però Mi viene da dare uno spunto tecnico, Gabriele, scusami. sì. Sempre fare attenzione a quante date mancano, quante cedole mancano prima del possibile autocall. Qui stiamo parlando di titoli che hanno messo a segno dei rendimenti importanti dall'emissione. Vedevamo prima generali con un più 17, worst off. Ecco, quindi ovviamente con il salire dei titoli aumenta la probabilità di rimborso anticipato, aumenta di conseguenza il prezzo perché va a apprezzare la possibilità di andare in rimborso con tre cedole del 2% nel caso di prima, quindi un massimo di 106. Ecco, tenete sempre presente che nel caso di prima, se prendete il certificato sopra i 106, andrete a registrare una perdita, quindi questo tenetelo sempre a mente. Assolutamente, ci sarei arrivato io su quel discorso per spiegare giusto il posto, ma mi hai anticipato. Ottimo, vuol dire che siamo in sintonia, perfetto. Siamo in Ok, sintonia. esatto, questo è un esempio. Quindi, in pratica, il concetto è che oggi è possibile creare dei prodotti che hanno una struttura e un rendimento particolarmente interessanti che fino a poco tempo fa non si sarebbe riusciti a creare. Altrimenti, cos'è possibile fare da un punto di vista operativo in questo momento? Beh, modificando leggermente la struttura, che cosa possiamo fare? Possiamo comunque rinunciare, quindi creare, mettiamola così, un nuovo prodotto con caratteristiche leggermente diverse, ma sempre interessanti come rapporto rischio-rendimento, rinunciando a una piccola parte del rendimento, che comunque in questi casi avete visto è particolarmente generoso, per ottenere che cosa in cambio? Una maggiore protezione ancora. Quindi in questo momento è possibile, con questa volatilità, riuscire a giostrarsi in modo abbastanza elastico, in modo abbastanza duttile per l'emittente. Queste ovviamente sono frecce in più per il risparmiatore che può scegliere tra un prodotto, passami il termine, aggressivo come quelli che abbiamo appena visto, ce ne sarebbe da dire sull'aggressivo, ma comunque, oppure andare incontro a un prodotto che ha delle altre caratteristiche di maggiore, cioè altre caratteristiche di maggiore protezione e comunque a fronte di un rendimento sempre elevato, anche se leggermente più basso rispetto a quello che abbiamo visto prima. Dovrei aver selezionato Sì, un vado stai parlando, Gabriele, di due emissioni molto ravvicinate che abbiamo fatto senza nemmeno pubblicizzarle troppo, proprio perché volevamo cogliere il momento e direi che l'abbiamo colto, visti i prodotti che sono usciti. Ma secondo me è molto interessante vederli in sequenza ravvicinata, perché i titoli cambiano leggermente, ma nemmeno troppo in termini di caratteristiche. E è proprio possibile vedere a quanto stiamo rinunciando, no? In termini di rendimento per andarci a pagare quella protezione, perché abbiamo visto dei titoli assimilabili pagare un 24-26,4%. Ora stiamo vedendo dei cedola fissa airbag con un rendimento del 12%, quindi cosa significa? Che il 12% di rendimento lo abbiamo trasformato in due ulteriori opzioni. L'abbiamo trasformato prima di tutto in un'opzione airbag, ovvero la possibilità di attutire le perdite in caso di evento barriera scadenza, la barriera rimane discreta e non continua. Su questo segmento ci muoviamo esclusivamente su barriera discreta, e in più siamo andati a rilasciare un ulteriore punto di aleatorietà, che è quello che caratterizza i Memory Cash Collect di solito, anche l'emissione che abbiamo visto in precedenza, che è la condizione per l'incasso cedola, che non è banale. In questo caso le cedole sono incondizionate, abbiamo inserito l'opzione airbag per attutire le perdite a scadenza e tutto questo è anche quantificabile in questo caso perché abbiamo visto due emissioni simili con timing simili, il 12 e il 14,4% di rendimento ci abbiamo pagato le opzioni accessorie a protezione. Quindi molto interessante, anzi ti ringrazio di avermi dato la possibilità perché vederle insieme più o meno nello stesso periodo è veramente interessante, secondo me. sì, assolutamente, dà anche la percezione di quello che sia il costo della protezione, fondamentalmente.
il succo fondamentalmente è questo. Questa come struttura è un fixed, quindi un certificato che paga delle cedole incondizionate. Cedola incondizionata vuol dire che viene pagata indipendentemente dall'andamento del sottostante. E questo è un aspetto senz'altro positivo perché indipendentemente dal contesto, cioè che il sottostante o i sottostanti, in questo caso è un paniere, salgano, scendano rispetto allo strike iniziale o al livello della barriera, la cedola è pagata comunque. Quindi periodicamente alla data di rilevazione, la rilevazione che tra l'altro è mensile, la cedola viene pagata. Quindi che il sottostante salga o scenda, la cedola viene incassata da chi possiede il certificato in portafoglio. E questo ovviamente è un fattore che fornisce tra l'altro resilienza al prezzo del certificato, una situazione utile in un contesto di generale debolezza come quello che stiamo vivendo in questo momento a livello di azionario. In più alla seconda componente, che era quella legata alla protezione, quindi un secondo fattore di protezione, che è quello che a scadenza c'è l'opzione airbag, quindi se non si verifica l'evento barriera, nessun problema, il certificato mantiene la protezione, paga l'ultima cedola. Invece, se in quel momento si verifica l'evento barriera, quindi uno dei sottostanti quota sotto la barriera, ecco che il certificato perde la protezione, però automaticamente si innesca questo meccanismo chiamato appunto airbag, ricorda il nome dello strumento salvavita dell'automobile fondamentalmente, no? Che evita di avere conseguenze gravi in caso di incidente. Ecco, in questo caso l'incidente è il verificarsi dell'evento barriera. Cosa comporta? Comporta che di fatto abbiamo una riduzione del danno monetario, cioè abbiamo comunque un risultato negativo, ma minore in entità monetaria rispetto a quello che sarebbe stato il caso se non avessimo avuto questo meccanismo. Scatta in automatico e quindi riduce la perdita in caso di evento barriera. Questo è un ulteriore fattore di protezione per il risparmiatore, perché in questo momento ricordiamolo che siamo in un contesto di debolezza. Il contesto è cambiato rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ogni debolezza era un'occasione di acquisto, questo era il tema, anche perché l'obbligazionario continuava a fornire rendimenti serviziti, l'inflazione era ancora contenuta, quindi sembra un altro scenario, sembra un altro mondo, in realtà sono passati relativamente pochi mesi. E in quel contesto quindi l'azionario era quasi obbligatorio per i portafogli degli investitori, ogni debolezza era un momento di acquisto, oggi è cambiato il contesto fondamentalmente. Quindi il dato di fatto che è l'assunto poi da cui è partito prima Jacopo era quello del discorso creiamo prodotti, selezioniamo prodotti che abbiano una buona componente di protezione. Questo è il momento di rischiare meno rispetto al. Poi in realtà incidentalmente, visto che la volatilità è in aumento, è possibile anche trovare dei rendimenti più interessanti, ma questo è un altro aspetto. E quindi questo No, certificato. Gabriele, ci tenevo soltanto a fare, se mi permetti, un esempio numerico, perché secondo me rende molto l'idea. Già la componente airbag, l'hai spiegata benissimo, è una componente di protezione importante, ma vorrei fare un esempio numerico. Con una barriera come questa al 60%, abbiamo un moltiplicatore airbag tale che, per farla semplice, con un meno 50% di anche un solo titolo all'interno del basket, a scadenza, quindi alla data di rilevazione finale, si avrebbe un rimborso con, grazie all'opzione airbag, di 83,3 euro su 100 di nominale. Quindi, considerando solo la componente airbag, a fronte di un meno 50% di un titolo all'interno del basket, si avrebbe un meno 16,7. Ma a questa componente airbag siamo andati ad aggiungerci, ogni tanto è sottovalutata, Gabriele, la cedola incondizionata è di per sé un Un fattore simile effetto. estremamente, estremamente protettivo e in alcuni casi assimilabile. Ne avevamo parlato anche in un webinar precedente, avevamo preso due automotive, uno con airbag, esclusivamente con airbag, e uno con cedole fisse. Addirittura in un particolare momento proteggeva più la cedola fissa Assolutamente. dell'airbag. E quindi unendole insieme, torno all'esempio numerico di prima, a fronte di un meno 50%, 83,3 euro di rimborso, ma non solo, dobbiamo aggiungerci 24 euro di cedole incondizionate per un totale di 107,3. Quindi questo significa, proprio semplificato, a fronte di un meno 50 dall'emissione, preso a 100, ipotizziamo un acquisto a 100,
che più o meno i certificati, questi due si aggirano intorno alla pari. Preso a 100, il certificato rimborsa 107,3 a fronte di un meno 50 di anche un solo titolo. E direi che è abbastanza esemplificativo per spiegare quello che è il livello di protezione di certificati di questo tipo, mantenendo un rendimento competitivo anche contro l'inflazione, che oggi ha superato i record in Eurozona. Esatto, assolutamente. Quello che vedete è l'analisi di scenario dell'alto certificato. Jacopo si riferiva nei numeri all'alto, dopo lo andiamo a vedere. Io avevo già selezionato questo, avevo sottolineato questo, e quindi ho Sì, preso poi questo. Ma il discorso è simile. non cambia, esatto, cambia le virgole, perché avevi parlato di 107 di rimborso, che sarebbe un 108, vedete? Cioè il dato saliente è fondamentalmente questo, vedete? Di fronte a un meno 50 abbiamo comunque un rendimento assolutamente positivo, e anche a fronte di un ribasso significativo, stiamo parlando di un 70%, vedete che la perdita è di un 26%. Non siamo certo contenti di un meno 26, ma rispetto a meno 70 è tanta roba in meno. Mettiamoli in questi termini. E quindi questo è un altro prodotto, secondo me, assolutamente interessante, perché va proprio in quella direzione del rendimento, inteso come flusso cedolare incondizionato in questo caso, a fronte di una protezione che sicuramente è interessante. Io vi ho fatto vedere questo certificato, ricordiamo anche il codice ISIN per chi fosse, no, interessato al prodotto, che mi è partito una cosa, scusate. Per chi fosse interessato al prodotto, quindi per acquistarlo, per metterlo in watchlist, per andarlo a analizzare ulteriormente, no? E quindi trovate il codice ISIN, vedete quota leggermente sopra 100, ma stiamo parlando di non tantissimo, dato il prodotto. La barriera, ripetiamola, è una barriera, vedete, discreta, posta al 60%, c'è l'opzione airbag. I sottostanti in questo caso sono i quattro che abbiamo citato prima, che in questo momento quotano tutti sopra barriera e sopra airbag. Questa è la struttura, vedete, della struttura cedolare, fondamentalmente, vedete, una cedola incondizionata dell'1% al mese per un 12% anno, e a partire dalla quarta data la possibilità che il certificato, quarta data di rilevazione intendo, possa essere richiamato in anticipo. Questo è il succo del discorso. C'era un gemello di questo che hai citato tu, non so se hai l'ISIN Sì, sotto. questo qui finisce per J55, l'altro è stesso ISIN, Verona Verona 8, K Jolly 63, finale. 6-3, eccolo lui, andiamo a prendere giusto per completezza. Stessa identica struttura, un 1% al mese, il prezzo è leggermente più basso perché ovviamente le performance dei sottostanti sono leggermente diverse, ma vale tutto quello che hai spiegato correttamente. Esattamente, questi vedete sono i sottostanti, sono quattro, sono sempre titoli assolutamente importanti, Unicredit, STM e Leonardo. In questo caso il Wostoff e Leonardo comunque ha perso un 7% dallo strike, sono tutti sopra barriera. Questa è l'analisi di scenario, vedete, si conferma quello che dicevamo prima, vedete, un rendimento positivo di poco, se vogliamo, comunque positivo, anche a fronte di un 50% di ribasso e un danno fondamentalmente monetario contenuto rispetto, ad esempio, a un ribasso decisamente significativo del sottostante Wostoff. Anche qui abbiamo l'analisi, vedete, della struttura del certificato appena stato quotato, quindi la prima data di rilevazione è il 28 di novembre, cedola, vedete, incondizionata, pagata con frequenza mensile dell'ammontare, vedete, dell'1%, quindi un 12% anno, e anche qui vedete l'opzione autocall che si attiva dalla quarta data di rilevazione, quindi da febbraio di quest'anno. La trigger, vedete, in questo caso è sempre il 100% del valore dello strike, quindi coincide con lo strike, insomma non è una cedola, una trigger, scusate, decrescente in questo caso. E questo, dicevo, è un altro prodotto, secondo me, assolutamente interessante, perché va proprio nella linea con cui abbiamo inaugurato il webinar di oggi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma no, direi semplicemente che mi è venuto in mente un paragone, perché noi siamo stati i primi probabilmente a proporre strutture di questo tipo, cioè abbiamo capito che c'era spazio, abbiamo iniziato a lavorare sulla protezione per tirare fuori il rendimento, però non so se ti ricordi, Gabriele, i primi cedola fissa airbag che abbiamo emesso sul Sedex
comunque utilizzavamo dei sottostanti particolarmente volatili. Mi viene in mente uno che era un basket di consegna a domicilio Just Eat, Delivery Hero. È stato il primo cedola fissa airbag, ma proprio perché volevamo dare il peso alla componente cedolare e la protezione dell'airbag, in quei tempi abbiamo comunque dovuto utilizzare sottostanti particolarmente volatili. Vedere oggi una struttura simile, perché in quel caso parlavamo di un rendimento del 14, in questo caso stiamo parlando di un 12%, ma sui titoli che avete visto. Quindi, come dicevi in apertura, le cose sono cambiate e anche parecchio. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Io mi ero dimenticato un attimo di guardare le domande. Ho attivato adesso la cosa, chiedo venia. Allora, ci sono due o tre domande che chiedono se il webinar è registrato. Allora, siamo in diretta in questo momento, stiamo anche registrando e stasera o domani mattina al massimo metteremo sicuramente online sul mio canale YouTube e su quello di Fontobe la registrazione, quindi la potrete rivedere senz'altro. A piacimento, la rivedrete sul mio canale YouTube, eccetera. Allora, chiedono se il fatto che il certificato abbia la cedola fissa e abbia l'airbag compensa comunque le minusvalenze. La risposta è sì, assolutamente sì. Sia la plusvalenza di prezzo, quindi lo compro 100, lo rivendo 102, 103, 104, quello che è, sia la cedola compensa le minusvalenze e il reddito è diverso. Chiedono l'ISIN di questo prodotto, immagino che sia l'ultimo che abbiamo descritto, li facciamo comunque vedere tutti senza problemi. Questo è l'ISIN, dopo poi vediamo anche gli altri. C'è un'altra domanda sempre su questo tema che fondamentalmente dice: nonostante tutte queste protezioni, quindi i certificati recuperano minus? Sì, assolutamente sì, stiamo parlando di prodotti a capitale condizionatamente protetto, quindi non ci sono dubbi da questo punto di vista. Tutte le plusvalenze sono reddito diverso. Ecco, l'unica cosa, vogliamo essere precisi e completi, in Italia abbiamo la patria dell'incertezza fiscale. Ormai Jacopo abita in Germania, però in Italia abbiamo la famosa questione delle cedole dei certificati. Alcune banche adottano un trattamento e vanno a scalare immediatamente l'ammontare della cedola dallo zainetto fiscale, quindi c'è una compensazione immediata che potremmo definire anche efficiente, perché incasso la cedola e automaticamente la banca mi decurta la minus dallo zainetto fiscale, l'ammontare della cedola dallo zainetto fiscale. L'altra parrocchia, diciamo così, e quindi un altro gruppo di banche segue una strada diversa. Quando incassi la cedola, ti riduce il prezzo di carico per lo stesso ammontare della cedola. Immaginate di avere il certificato acquistato a 100 per semplicità espositiva. Immaginate di incassare una cedola del 5%, voi lo zainetto fiscale lo troverete sempre immutato, quindi non viene modificato, non viene ridotto. Viene ridotto invece il vostro prezzo di carico di che cosa? Del 5%, cioè dell'ammontare della cedola, quindi il vostro prezzo di carico sarà 95. Incassato un'altra cedola del 5%, benissimo, sarà rettificato di un ulteriore 5%. E così fino al momento in cui o il certificato scade oppure voi lo andate a vendere sul mercato. E sarà in quel momento della vendita o della scadenza, quindi nel momento della chiusura dell'operazione, questo è il concetto, ecco che allora si va a regolare la posizione fiscale e si andrà quindi a regolare lo zainetto fiscale. Questa è una soluzione che se ci pensiamo ha due criticità, la possiamo definire inefficiente o meno efficiente, per usare parole più light. Perché è meno efficiente? Beh, innanzitutto perché la compensazione non è immediata, ma è, come dire, traslata in avanti nel tempo al momento in cui la persona chiude l'operazione. Quindi, in tema di recupero minus, bisogna calibrare bene i momenti e le tempistiche. Secondo, che è forse anche la cosa peggiore, in realtà non è così automatico compensare le minus. Perché? Perché se vai a vendere e l'operazione si conclude col segno più, effettivamente si sì, realizzi la plusvalenza, reddito diverso e compensi le minus. Ma se nonostante le rettifiche del prezzo di carico si verifica a scadenza l'evento barriera, ecco che allora tu di fatto le minus non le hai recuperate, le hai incrementate.
E questo ovviamente è una differenza importante. Quindi, tornando alla domanda, io credo di averle capite correttamente, però ho dato questa interpretazione aggiuntiva perché sì, le cedole costituiscono reddito diverso, riducono le minus tutte, però attenzione, lo fanno le banche. Questo dipende dalle banche, non dall'emittente. Sì, Una certificata informarsi sulla fiscalità di ogni intermediario. Tra l'altro so che qualche intermediario si sta muovendo dalla modalità chiusura alla modalità immediata, ma ancora non c'è certezza. Ma io onestamente spero per tutti gli investitori che in molti si muovano verso la prima opzione. sì, o quantomeno se uno ha due conti, fondamentalmente fare in modo che il conto presso la banca efficiente fiscalmente sia quello su cui sono caricate le minus, da recuperare la quantità maggiore di minus in modo tale che si recupera efficienza. Altrimenti bisogna lavorare in modo diverso, cioè ricordarsi che l'operazione va chiusa e quindi per poter qui regolare la situazione, quindi occorre Mi ragionare. inserisco così, Gabriele, il motivo per cui dicevamo la scorsa volta, nell'ultimo webinar abbiamo parlato di maxi coupon, motivo per cui siamo andati a emettere 5 certificati di tutta quella tranche con possibilità di rimborso anticipato entro l'anno, quindi maxi coupon e rimborso anticipato entro l'anno, proprio per questo motivo, perché per chi a compensazione a chiusura è possibile comprare, incassare il maxi coupon, avere il rimborso anticipato e essenzialmente prendere due piccioni con una fava. Scusate la semplicità, ma è così. Sì, assolutamente. C'è Michele che dice che la modalità immediata ha anche dei suoi aspetti negativi. Sono curioso, Michele, in realtà io la consideravo un pregio, però magari sfugge qualcosa a me. Se me la spieghi, magari molto volentieri. Ci sono un paio di domande sul discorso ai bag e minus, però io direi di fare una cosa, perché ho selezionato un altro prodotto che va proprio in direzione di che cosa? Del recupero minus, del posticipo delle minus, perché è un maxi cedola, che però contiene anche l'opzione airbag. Quindi non rispondo immediatamente a queste domande, non per maleducazione, ma semplicemente perché le vado a trattare in quest'altro prodotto che vi presento. Allora, lo andiamo a prendere Che subito. poi, Gabriele, è un altro esempio di quanto spazio di strutturazione ci sia quel prodotto, perché Assolutamente. non solo cedole fisse, airbag, rendimenti oltre il 20% su titoli che ben conosciamo, big cap italiane, ma in questo caso Maxi Cash Collect Airbag, Stellantis, STM, Tenaris Unicredit, non solo maxi coupon, non solo rendimento, non ricordo se questo qui è un 6% o un 3%. Ora a memoria vado, ma ce lo dirai tu a breve, ma anche airbag a scadenza. Esatto, è questo. Sono verifico, Sì, è un scusate. 6%, se vedo bene, 1% bimestrale, giusto? Sì, Sì, corretto, 6%. nella formula dopo, esatto. Qui questo è il prodotto che adesso vi presento, qui trovate il codice ISIN, no, per identificarlo. Questo è quello che vi dicevo, no? Fondamentalmente il dato di fatto, adesso prendo spunto dalle domande per trattare questo argomento, no? In realtà ce l'avevo già in mente di trattare questo prodotto. Perché? Perché come dire, sempre in tema di protezione, ma anche di cedole, visto che siamo a fine anno, no? E quindi molti investitori hanno delle minusvalenze che stanno per scadere. A fine anno le minusvalenze scadono entro 4 anni, fondamentalmente. Per cui il 31-12 di quest'anno scadono le minusvalenze realizzate 4 anni fa, e quindi molti investitori non vogliono far scadere questo credito fiscale, fondamentalmente lo vogliono o recuperare o anche semplicemente posticipare. Posticipare vuol dire spostarlo in avanti nel tempo, quindi recupero la minus che è in scadenza, contemporaneamente ne creo una nuova che ha una caratteristica, è stata realizzata adesso nel 2022, quindi avremo il 2023, 2024, 2025 fino al 31 dicembre 2026 per poterla recuperare. Quindi spostiamo in avanti di 4 anni e poi possiamo con calma pianificare tutto il nostro recupero. Ora, in genere, per fare a fine anno queste operazioni di recupero veloce, fondamentalmente di posticipo veloce, scusatemi, di minusvalenza in scadenza, ci sono i certificati maxi cedola, cioè certificati che si caratterizzano per avere una cedola, a volte anche due, dipende dalle situazioni, particolarmente generosa, pagata all'inizio, no?
Quindi in questo caso il certificato che vediamo adesso è una cedola del 15%. Quindi io compro il certificato in occasione della prima data delle elevazioni, incasso una cedola del 15%. Dopo vediamo un attimo le condizioni e tutto. Io con questo 15% che incasso vado a ridurre le minusvalenze in zainetto fiscale. Se poi chiudo l'operazione, crea una nuova minusvalenza e quindi di fatto l'ho posticipata col meccanismo che dicevamo prima. In questo caso però, il certificato che andiamo a vedere ha alcune caratteristiche che secondo me sono interessanti. La prima, anche l'opzione airbag. Questo concetto è utile in tema di riduzione del rischio e fa sì che il certificato possa essere interessante da tre punti di vista. Il primo è: compro il prodotto, lo uso per posticipare le minusvalenze e lo vendo, cioè posticipo. Secondo strumento, lo compro adesso. Incasso il 15%, recupero le minus, poi ritengo che la struttura sia interessante perché parliamo di un prodotto, dopo vediamo le caratteristiche, che paga l'1% a bimestre, quindi un rendimento dignitoso fondamentalmente, e quindi posso mantenerlo anche successivamente in portafoglio. Terza ipotesi, per qualche investitore potrebbe diventare interessante dopo che il certificato ha staccato la prima cedola. Quindi in quel caso io lo vado a pagare. Come dire, a sconto, non so se possa essere corretto come termine. Comunque lo compro sotto 100 dopo lo stacco della cedola e di fatto mi ritrovo in mano che cosa? Un classico cash collect, quindi un certificato che periodicamente, in questo caso con frequenza bimestrale, mi paga l'1% se ci sono le condizioni per il pagamento e a scadenza mi rimborserà 100 se si verifica e se tutto va bene fondamentalmente, altrimenti pagherà la performance negativa se si verifica l'evento barriera. Quindi è tecnicamente un cash collect classico, tradizionale. Quindi uno strumento che può essere utilizzato in tre modi diversi fondamentalmente. Posticipo, oppure compro e faccio il cassettista, oppure lo compro dopo lo stacco, semplificando al massimo. Quindi ha alcune peculiarità, insomma, che lo rendono interessante. Partiamo dalla prima opzione, l'abbiamo già descritta, però, anzi no, forse conviene partire dal sottostante. No? È un prodotto capitale condizionatamente protetto, è costruito, vedete, su quattro sottostanti. Qui abbiamo Stellantis, STM, UniCredit e Tenaris. Qui vi semplifico un attimo cosa. Vedete, lo si compra in area 105, è quotato sul Sedex. Anche gli altri strumenti, non abbiamo detto, sono quotati su mercati regolamentati sul Sedex, quindi c'è un market maker a garantire la Sì, no, noi liquidità. Gabriele quotiamo solo sul Sedex, quindi è impossibile sbagliarsi. Borsa italiana. Esatto, e quindi c'è sempre un market maker a garantire, no, la negoziabilità del prodotto, quindi lo potete comprare, vendere, incrementare, ridurre prima della naturale scadenza che non ci sono, o dell'autocall che non ci sono problematiche. La barriera è una barriera discreta, è una barriera posta al 60%, quindi regge un ribasso del 40%. Quindi vedete che la struttura classica del prodotto è quella classica del cash collect. I sottostanti li abbiamo già citati, sono quei quattro titoli che abbiamo citato prima, che in questo momento vedete quotano tutti non solo sopra barriera, ma anche sopra strike. Chi più, chi meno, quello best off è UniCredit, il worst off, per modo di dire, è STM, che comunque sale del 3% rispetto al livello dello strike. E questa è la struttura cedolare, forse quello che ci interessa maggiormente per la descrizione poi del prodotto. Io ho selezionato questo con questi sottostanti, in realtà ce ne sono altri simili con la stessa struttura costruiti su altri sottostanti, per cui se uno dopo magari con Jacopo li facciamo vedere, se uno vuole fare delle scelte alternative, dice a me non piace Tenaris, a me non piace Stellantis, non c'è problema, si può Sì, trovare un abbiamo fatto basket. un'emissione abbastanza corposa, erano 15 prodotti quando li abbiamo emessi, quindi ce ne sono. Esatto, dopo magari li vediamo velocemente perché ovviamente questa è frutto della mia selezione, non è un consiglio tra l'altro per gli acquisti, non è consulenza, non è niente, è semplicemente una mia selezione con scopo didattico. Ognuno ovviamente può fare ragionamenti assolutamente diversi, no? Ad esempio proprio oggi pomeriggio mi è arrivata una mail dove una persona mi diceva fondamentalmente, mi chiedeva come shortare il titolo S Stellantis fondamentalmente.
La sua view era negativa, lui sostanzialmente dice che lavora col settore auto, il settore auto vende poco e quindi nel suo immaginario è destinato a scendere, un mercato bloccato, me l'ha definito così. E quindi la sua idea era una view ribassista sul sottostante, quindi in questo caso questo certificato per lui non andrebbe bene, ma ci sono tutti gli altri, quindi può selezionarsi, poi assicurativi, tutto, dopo lo vediamo. Dipende quanto ribassista è la view, Gabriele, perché se fosse ribassista limitatamente a un 40%, potrebbe Ah, ancora fare il caso suo. no, ma da tenore in realtà era No, abbastanza. era per dire, ovviamente. Però è assolutamente corretto perché di fatto uno dei punti di forza, oltre all'efficienza fiscale dei certificati, è il rendimento asimmetrico, no? Cioè la possibilità di ottenere un risultato positivo anche a fronte di un ribasso del sottostante, purché questo ribasso avvenga entro il limite della barriera. Quindi, cioè la barriera è posta al 60%, se il sottostante perde solo il 39% rispetto allo strike, comunque il certificato mantiene la protezione, ti rimborsa 100, in più ti paga tutto quello che è il flusso cedolare, quindi hai ottenuto un risultato positivo a fronte di un ribasso, insomma, significativo di un 39% del sottostante. E comunque in ogni caso, dopo vediamo la gamma. E qui volevo far vedere, no? Vedete la struttura, vedete la prima cedola l'abbiamo come data di rilevazione il 12 dicembre di quest'anno, vedete una cedola che ammonta al 15%, cosa interessante perché non ce l'hanno tutti i maxi cedola, la cedola vedete gode dell'effetto memoria. Questo lo sottolineo perché esistono sul mercato dei maxi cedola dove la prima volta e anche le cedole successive non godono dell'effetto memoria, quindi se non viene pagata viene persa. In questo caso invece abbiamo la possibilità di avere l'effetto memoria. Dopo questa prima maxi cedola, cedola Scusami particolarmente. Gabriele, un secondo perché ce lo stanno chiedendo in molti da quando li abbiamo emessi. Vorrei specificare, qui in CEDLAB è molto chiaro. Vedete il record date 15 dicembre. Ecco, per avere diritto all'incasso di qualsiasi cedola, non maxi coupon, di qualsiasi cedola, è necessario procedere all'acquisto 2 giorni lavorativi prima della data record. Quindi lì vedete 15 dicembre. Ora non so se è un infrasettimanale, controlliamo. No, è un infrasettimanale, quindi 15 dicembre, meno 2, 13 dicembre è l'ultimo giorno utile per acquistare e mantenere il diritto all'incasso del primo premio. Ma la regola poi si applica a tutti i coupon, a tutti. Assolutamente, hai fatto bene perché in realtà in passato abbiamo fatto delle tabelle, cose di questo tipo, ma è un po' che non la facciamo vedere. In effetti è una domanda assolutamente pertinente, anzi, magari la prossima volta ci facciamo proprio la tabellina, lo schemino con proprio le date, il qua, tu sei qui, devi comprare qui, Esatto, queste sì. Ma sono T-2, record date meno 2, questa è la regola aurea per tutte le cedole. d'ore lavorativi. Lavorativi, lavorativi, giusto, L'hai giusto, citato giusto e specificarlo. bello, perché metti che ci sia il sabato e la domenica in mezzo Giustissimo. e in periodi di feste soprattutto cose di questo tipo è un dato da Ma considerare. infatti ci siamo voluti, lo dicevamo l'altra volta, ci siamo mossi in anticipo anche con le maxi cedole di dicembre, proprio per non mandare la data di pagamento troppo a ridosso delle festività, perché poi ci possono essere delle inefficienze tra intermediario e depositaria. Noi il pagamento lo mandiamo, ma poi possono esserci delle lungaggini che mandano la cedola oltre l'anno, e questo sarebbe un peccato perché la finalità di questi prodotti poi è un'altra. E in questo caso potete vedere che è l'ultimo che abbiamo emesso e abbiamo una data di pagamento al 19 dicembre 2022, che è comunque sufficientemente in tempo per l'incasso. Assolutamente, no, questo è l'aspetto fondamentale perché se, come dire, se la regolazione finanziaria avviene il 1° gennaio, quella cedola o una plusvalenza che sia di prezzo non ha importanza, fiscalmente non è Va nell'anno. possibile per recuperare il minus in scadenza nell'anno 2022. Non sono perse perché le usi per l'anno 2023, ma se il tuo obiettivo era ridurre quelle del 2022, giustamente Beh, soprattutto Gabriele, nel caso in cui ci sia una scadenza 2022, lì esatto. sarebbe Il problema è ancora quello, più sono grave perché perse. sono perse, esattamente. Esattamente, esattamente. E quindi questo è un aspetto sempre da valutare, insomma, con
con attenzione. Poi, dopo questa maxi cedola, ecco che il certificato, come dire, cambia pelle, cambia struttura, o meglio, resta sempre un prodotto con una data di rilevazione periodica. In occasione di questa data può essere pagata una cedola, però la caratteristica saliente è che la cedola, vedete, diventa bimestrale, febbraio, aprile, giugno, quindi viene pagata ogni 2 mesi. E la cedola ovviamente non è più del 15%, magari fosse bimestre, ma Gabriele, diventa. speriamo di non arrivare mai a mensili del 15%, che sarebbe molto grave. Allora, sarebbe una volatilità leggermente fuori controllo. No, dicevamo, diventa bimestrale ed è l'1%, quindi un 6% potenziale anno di flusso cedolare. Era qui il rendimento che vi dicevo soddisfacente anche in seguito allo stacco della maxi cedola. La cedola gode sempre dell'effetto memoria, quindi questa peculiarità non viene a mancare. Cosa succede oltretutto? Succede che vedete dalla quarta data di rilevazione. Terza, se ragioniamo in termini di cedola da 1%, adesso vedetela come volete, comunque da giugno, vedete, del 2023, quindi giugno del prossimo anno, ecco che vedete che la colonna trigger autocall si colora fondamentalmente, cioè abbiamo la trigger e si attiva, scusate, l'autocall, no? Con trigger 100%, quindi se tutti i sottostanti in occasione di questa data di rilevazione dovessero essere a un livello uguale o superiore rispetto allo strike iniziale, ecco che il certificato richiama in anticipo il certificato, insomma, quindi mantiene la protezione del capitale, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola. E quindi dicevamo che questo certificato può essere interessante per comprarlo e mantenerlo in portafoglio oltre la prima data, ma può essere interessante anche comprarlo dopo lo stacco cedola per andare a lavorare su quell'1% su base bimestrale, considerando che noi questo certificato lo compreremo sensibilmente sotto 100. Quindi se piace che cosa? La struttura cedolare, se piacciono i sottostanti e i valori dello strike e della barriera, ecco che allora questo certificato diventa senz'altro interessante anche in un momento successivo. C'erano alcune domande che possiamo declinare su questo certificato, ma anche sui certificati precedenti, che non so se le domande erano, ce ne erano 3 o 4 abbastanza simili, non so se erano osservazioni per me o per te. Il tenore è bello il prodotto, ma c'è l'autocall decrescente. Peccato l'autocall, perché si riferivano ai certificati. Allora, anche lì l'autocallability è una caratteristica che in alcuni casi va anche ad aggiungere rendimento, quindi probabilmente se ho colto potevano far riferimento ai primi, soprattutto ai rendimenti del 24-26%, dove abbiamo dovuto mettere l'autocall alla prima data, dopo 3 mesi, perché sono cedole mensili, ma dopo 3 mesi, che è abbastanza inusuale, e soprattutto per un periodo come questo ci si poteva aspettare un rimbalzo, e il prezzo che abbiamo visto prima è anche figlio di questa autocallability messa dopo 3 mesi, che va a apprezzare essenzialmente l'autocall, ed è un'osservazione giusta. La risposta onesta, sincera, è che volevamo tirare fuori dei rendimenti particolarmente eccezionali. Come dicevo prima, non potevamo sapere che il mercato sarebbe ripreso, poi non sappiamo per quanto, ma non potevamo sapere che avrebbe rimbalzato come ha rimbalzato, addirittura con un più 17% da quando l'abbiamo emesso. E quindi, col senno di poi, sì, avremmo dovuto allungare l'autocallability per tenere un po' più basso il prezzo e renderlo acquistabile. Ovviamente sarebbe stato anche meglio per noi venderlo di più, perché oggettivamente a questi prezzi è difficilmente acquistabile. Mi metto nei panni dell'investitore, però col senno di poi è più facile. In quel momento veniva fuori veramente una bella struttura. Allungarlo a 6 o a 9 mesi avrebbe abbassato in maniera significativa i rendimenti, e quindi, come dicevo, volevamo tirar fuori un prodotto con un rendimento d'impatto su sottostanti storicamente caratterizzati da volatilità contenute. E sì, posso dare ragione a chi ha fatto questa osservazione, Gabriele.
Sì, guarda, io in realtà ho una view intermedia, non sarei così drastico, nel senso che, allora, è innegabile, uno compra in un buon momento un prodotto che ti paga un 26% potenziale annuo di flusso cedolare, è triste vederselo di fatto rimborsare in anticipo rinunciando a una parte di quel 26%. Però è anche vero che comunque si è ottenuto una fase di guadagno, consideriamo che stiamo lavorando in una situazione comunque di incertezza, di volatilità ritrovata in un contesto generale. No, poi Quindi Gabriele, scusa, mi permetto di questo dire, è l'autocall mancava da probabilmente tantissimo. cioè, nei momenti in cui il certificato è stato comprato e è stato creato e comprato in un momento particolarmente cruento, se vogliamo, del mercato, fase ribassista e alta volatilità, l'investitore cercava proprio la protezione e questo effettivamente ti è stato dato. Se tu cercavi la protezione, il certificato ti ha mantenuto capitale protetto, ti ha pagato le cedole, comunque tu un risultato positivo l'hai portato a casa. A piccoli guadagni non è mai fallito nessuno, fondamentalmente. Il grosso problema sono le grandi perdite. Quindi No, io ho un io po' Gabriele, scusami, quel inserisco gap. dicendo una cosa. Col senno di poi è facile. Noi però diciamo sempre, quando siamo in fase di strutturazione, pensiamo ad un prodotto. Per me l'autocallability, lo dico, a parità di condizioni, inserirla l'autocallability aumenta il rendimento, perché significa maggiore probabilità di rimborso anticipato da parte nostra, meno rendimento cedolare da pagare all'investitore. Quindi questo deve essere chiaro. La stessa struttura senza autocall avrebbe reso di meno. Quindi questo è il concetto iniziale. Ma l'autocallability, ora perché i mercati sono andati in quella direzione, quindi il certificato non è più così facilmente acquistabile e quindi non ha più quel rendimento nominale che esprimeva all'inizio, possiamo essere d'accordo perché magari se va in rimborso anticipato tra 3 mesi sarà difficilmente ristrutturabile una soluzione con lo stesso rendimento. E qui siamo No, d'accordo, assolutamente. Ma ma tu questo guardiamolo punto dall'altro lato. il mercato che è passato, cioè tu devi prendere una decisione certa su un dato aleatorio nel momento in cui si verifica l'evento, quando l'hai comprato, perché se tu sapevi che questo certificato sarebbe andato in autocall, io sono convinto che in molti casi l'investitore non avrebbe neanche comprato il certificato, avrebbe comprato direttamente il sottostante, perché a volte i certi sottostanti ti hanno fatto più E avrebbe fatto 30, bene, e avrebbe 40, per carità, no? fatto bene a posteriori. Un forte rimbalzo, allora vai direttamente lineare sul sottostante. No, però volevo far notare che dall'altra parte invece, Gabriele, l'autocall difende, perché immaginiamo invece uno scenario contrario. Ora perché hanno fatto più 17 e ce lo troviamo a 104, ma se avessero fatto meno 17 in questi pochi giorni di emissione, sono 20 giorni più o meno. Se avessero fatto meno 17 senza autocall, con la volatilità ce lo saremmo ritrovati ben più in basso del meno 17 dal nominale, proprio per il peso che ha volatilità e il peso che ha l'autocall sul prezzo del certificato, perché giusto per il fatto che ci sia la possibilità di rimborsare anticipatamente deve essere prezzata e quindi il prezzo rimane più sostenuto. L'autocallability dà resilienza al prezzo e quindi, non avendo io la sfera di cristallo, abbiamo emesso un prodotto che potesse andare bene un po' per tutti. Ovviamente, a posteriori posso dar ragione all'investitore perché probabilmente in 3 mesi, se rimborsa, sarà difficilmente replicabile un 24-26% su quei titoli. Sì, assolutamente, stavo guardando le domande. Allora c'è Michele che intanto ha specificato la domanda, l'affermazione di prima. Michele aveva detto che anche il recupero immediato della minusvalenza ha degli aspetti negativi. Io chiedevo quale, lui ha spiegato, lui ha detto semplicemente compro a 100, incasso le cedole e poi dopo il mercato va giù, chiudo con una bella minusvalenza. Sì, ok, può capitare. Però tu nel momento in cui incassi le cedole, queste vanno immediatamente a ridurre l'ammontare nello zainetto fiscale. Quindi se poi l'operazione la vendi, la chiudi comunque in perdita, la minus la realizzi comunque quest'anno, nel 2022, hai 4 anni per recuperarla. Nell'altro modo lo scenario resta lo stesso, cioè tu pigli la cedola, ti riduce il prezzo di carico, va a barriera, hai comunque una minus. Ma ti sono scadute le minusvalenze precedenti, quindi non cambia da questo punto di vista se ho compreso la tua osservazione.
Emilio fa una domanda che dice: se lo acquisto, torniamo alle date di rilevazione, record date, eccetera. Se lo acquisto il giorno della record date, lo compro con la cedola scorporata oppure lo devo acquistare il giorno successivo alla record date per non avere diritto alla cedola e avere La data altri? essenziale è record date, è vero, ma ragionerei più sulla ex date, cioè sulla data di stacco del premio, perché il giorno precedente alla data record è ex date, giorno in cui avviene lo stacco del premio. Quindi per questo si dice comprare a T-2 rispetto alla record date, perché se, tradotto è compro il giorno prima dello stacco. Quindi io compro il giorno precedente allo stacco, il giorno successivo il certificato prezzerà scorporato della cedola e paradossalmente per quei discorsi che facevi prima, Gabriele, è possibile già venderlo mantenendo il diritto. Esattamente, esattamente così. Prossima volta facciamo lo schemino così Sì, vediamo. penso sia interessante, ma in generale, anche non solo per i maxi coupon. No, proprio è il tecnicismo del quando incasso per avere diritto alla cedola o per evitare la cedola e comprare in un secondo momento, assolutamente. Allora, io vedo che sono già le 6:40, vi faccio vedere solo al volo due altri certificati che avevo selezionato, in realtà ne ho selezionati altri 4-5, ne avevamo. Vabbè, c'è Facciamo un'ultima occasione, c'è un'ultima occasione prima della fine dell'anno, no, Gabriele? Sempre brillanti, prepariamo sempre un sacco di cose, poi il tempo è sempre tiranno, ci sono sempre domande, andiamo a braccio, quindi Ah, però l'importante è anche rispondere ai dubbi, no, altrimenti parliamo soltanto noi. assolutamente. I riscontri che ho delle videoconferenze di webinar sono tutti ampiamente positivi, quindi Mi fa questo è piacere. senz'altro positivo. Dicevo, ne ho selezionati un altro paio, ve ne faccio vedere almeno uno, dai, prendiamo questo con prendo l'ISI, scusatemi, deve essere questo, vado a vedere esatto, questo fondamentalmente lo andiamo a prenderlo di qua, che così. Questo di fatto è un cash collect come struttura, con alcune caratteristiche, la cedola con effetto memoria e la trigger autocall di cui abbiamo appena parlato, che è decrescente fondamentalmente. Questo porto sempre a capitale con l'istantaneamente protetto, l'emittente ovviamente sempre Fontobel, quotato su Sedex di borsa italiana. Alcune caratteristiche principali. Allora, la barriera è discreta ed è particolarmente profonda, vedete, posta al 40%, vuol dire che regge un ribasso del 60% del sottostante worst off. I sottostanti chi sono? Sono tre titoli fondamentalmente del settore auto, Volkswagen, Continental e Mercedes, vedete, in questo momento è l'unico titolo che è sopra barriera e sopra strike. Gli altri, chi più, chi meno, sono leggermente sotto strike, ma sempre sopra il livello della barriera. Da un punto di vista operativo, questo certificato paga una cedola, vedete, con frequenza mensile dello 0,75 con effetto memoria. 0,75 significa un potenziale annuo del 12%. Dico potenziale perché abbiamo l'opzione autocall che non è attiva immediatamente. Vedete, questo certificato è Qui stato l'abbiamo emesso. posticipata. Dimmi scusa. No, qui l'abbiamo posticipata, tornando al discorso di prima, l'abbiamo messa un po' più in là. Ah, sì, esatto. No, non avevo capito a cosa ti riferivi, scusa. Perché avevo appena detto che era stato appena già quotato, allora non capivo No, 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 cosa. no, no. Sì. Non ho capito adesso, scusami. Dicevo, è già stato quotato, quindi vedete la prima cedola è già stata pagata. Adesso abbiamo la seconda data di rilevazione, il 22 di novembre. E vedete che fino alle successive 1, 2, 3, le prossime 4 date non è attiva l'opzione autocall. Da marzo invece sarà attiva l'opzione autocall con la trigger, appunto, dicevamo, decrescente. La cedola gode dell'effetto memoria. Quindi questa è una struttura, secondo me, assolutamente interessante per chi, contrariamente a quello che mi ha mandato la mail prima, invece ha una view positiva sul settore auto, ovviamente. Quello dei certificati, se ci pensate che cos'è, è fondamentalmente sono frecce nell'arco dell'investitore che, a seconda della tipologia di struttura che è disponibile,
dati sottostanti, possiamo creare delle strategie che sono efficienti per cavalcare quella che è la nostra view di mercato o quelle che riteniamo essere le condizioni di mercato. Quindi questo è un ottimo certificato. Vedete anche l'analisi di scenario. Vedete qui regge un 56% di ribasso del sottostante worst off. Quindi a fronte di un 56% di ribasso abbiamo comunque un rendimento positivo, no? Questo è il rendimento asimmetrico che abbiamo citato prima, che citiamo un po' tutte le volte. La caratteristica quindi è quella di avere uno strumento che sul settore auto mi permette di avere un risultato positivo a fronte di un ribasso anche della metà, praticamente, del valore del sottostante worst off. E questo è il bello dei certificati. Poi a uno non piace questo sottostante, ce ne sono decine, centinaia di altri. Piace l'assicurativo, piacciono i vaccini, piacciono il tema dei bancari, piacciono. Sono tutte scelte legittime, tutte scelte personali che uno sfrutta. Quindi cambia il sottostante, cambia magari anche la struttura, perché prima abbiamo detto l'autocall. Se uno non vuole rischiare che il mercato rimbalzi l'autocall, vai a cercare un certificato che non ha l'autocall. Oggi il mercato è talmente vasto, talmente sterminato, che più o meno fornisce soluzioni un po' per tutti i gusti da questo punto di vista, come sottostante, come struttura. Quindi questo secondo me è un altro certificato interessante. Com'è interessante anche, poi chiudo e concludiamo perché magari comincia a essere tardi, quest'altro certificato. Eccolo qui, qui è sempre il codice ISIN. Allora, non avevo presentato il codice ISIN di prima, scusate, ve lo faccio rivedere da qui. Qui trovate il codice ISIN di questo certificato costruito sul settore auto. Dicevo l'ultimo certificato, e poi dopo vi lascio andare a cena. Eccolo qui. La struttura è simile a quella che avevo appena descritto, sempre un cash collet, sempre con cedole effetto memoria, sempre con ticker decrescente. La barriera, vedete, sempre una barriera discreta, profonda, vedete, posta al 40%, quindi E regge anche in questo caso questi basso. Gabriele, menzionavi le preferenze di ogni investitore, le frecce all'arco. Ogni volta ormai ci avete imparato a conoscere, quando emettiamo una struttura, un payoff, ci muoviamo per dare più soluzioni all'investitore. Quindi facevi riferimento assicurativo, bancario, automotive, di solito sono qui oil, energy, green, rinnovabile, tech, sono queste le soluzioni che andiamo a proporre, quando possiamo in maniera correlata, come in questo caso. E la struttura poi rimane la stessa perché questi due prodotti che hai appena presentato sono lo stesso, identico. Esatto, questo è una fotocopia. Come struttura cambiano i sottostanti. In questo caso, come sottostanti abbiamo tre big, diciamo così, francesi, europei in generale, tra i bancari. Vedete, abbiamo Société Générale, BNP Paribas e Crédit Agricole. E vedete che tutti sono leggermente sopra Strike, chi ha filo come Société Générale. Chi è leggermente sopra Strike e Credit Agricole, però siamo lì un 4% sopra. In ogni caso, vedete, la struttura è esattamente quella di prima, con sottostanti diversi, appartenenti sempre allo stesso settore, quindi con un grado di correlazione positivo elevato. Tra l'altro, sono tutti sopra Strike, però vedete che il certificato comunque quota leggermente sotto la pari, il valore nominale è 100, in questo caso vedete quota 97-98. L'analisi di scenario, vedete, anche in questo caso è assolutamente interessante, perché il certificato fornisce un rendimento asimmetrico degno di nota, perché anche qui vedete abbiamo un rendimento positivo anche a fronte di un 60% di ribasso del sottostante worst off. Quindi questo è un altro certificato che va nella direzione della protezione, ma va anche nella direzione del rendimento, perché comunque questo certificato, la prima cedola, vedete anche qui, è già stata pagata, paga comunque uno 0,7% all'anno, che significa un 9,60 potenziale di flusso cedolare, quindi superiore all'inflazione, permette un rendimento reale positivo. La struttura è esattamente sempre la stessa, la cedola, vedete, è mensile, gode dell'effetto memoria, e l'autocall con trigger decrescente parte solo da marzo. Quindi anche se il certificato dovesse essere richiamato in anticipo a marzo, noi comunque lo possiamo comprare a 97,80, vado a memoria, sia 97,80, e tutti i mesi da qui a marzo compreso incasseremo comunque lo 0,7% di flusso cedolare. Quindi insomma è un'altra soluzione che secondo me è interessante, perché va a
in quell'ottica con cui abbiamo introdotto un attimo il discorso, cioè di avere prodotti che ci permettono protezione e al tempo stesso rendimento. Quindi questo era un altro esempio. Chiudiamo un cerchio praticamente, Gabriele, perché anche questo, anche barriere al 40% un anno fa erano inimmaginabili, cioè assolutamente Assolutamente, immaginabili. assolutamente. No, no, è un altro mondo fondamentalmente, è un altro contesto, insomma. Questo è anche il bello, se vogliamo, un po' dei mercati finanziari, non ci si annoia mai fondamentalmente. Ok, io direi che non so se vuoi aggiungere qualcosa, sono già le 7 meno 10. No, 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 Gabriele, anzi, mi scuso con gli spettatori che li abbiamo trattenuti a sufficienza e abbiamo un ultimo appuntamento prima della fine dell'anno, il mese prossimo. E sì, magari parliamo della questione cedole che secondo me è interessante, ce lo segniamo. E io non posso che ringraziarti nuovamente, ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima. Assolutamente, noi ci vedremo anche il mese prossimo. Non so, sarai a Milano all'ITF? Ci No. vedremo? Non saremo a Milano all'ITF quest'anno. Niente. Come non detto, ci sarò io nel caso e quindi molto volentieri. Ok, io ringrazio tutti, ringrazio Jacopo per averci fatto compagnia e spiegato un sacco di tecnicismi. Ci vediamo quindi domani se volete vedere la registrazione, che sarà online, oppure il mese prossimo per l'ultimo webinar dell'anno. Grazie mille a tutti per l'attenzione e vi Buona serata a auguro una buona tutti. serata.